Ben ritrovato a voi tutti, cari telespettatori. Violento incendio ieri sera nella lavanderia industriale Hotel Service di Rocca Grimalda nell'Ovadese. Le fiamme hanno interessato 2000 metri di capannone. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro tutta la notte e anche questa mattina. Bruno Mattana. Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato questa notte nel maxi capannone di una lavanderia industriale situata in località San Carlo di Rocca Grimalda, lungo la provinciale Ovada Alessandria. Distrutta in parte la Hotel Service, che si occupa di lavaggio di biancheria utilizzata negli alberghi e nelle comunità differenti per clientele diffuse sul territorio nazionale. La grossa azienda, che ha anche attività collaterali del milanese, si è insediata nell'Ovadese da una decina di anni, dove ha sviluppato una grande attività nel settore che abbiamo descritto e appunto nel milanese svolge pure attività di fornitura di servizi e commercializzazione di prodotti che riguardano sempre l'attività alberghiera, dagli asciugamani agli accappatoi. Nell'Ovadese, dove questa notte si è sviluppato il maxi incendio, utilizzava un capannone di grandi dimensioni, precedentemente occupato da una ditta che si occupava di arredamento per giardini. L'incendio si è sviluppato, le cause che lo hanno provocato sono ancora da accertare, nella parte del capannone utilizzato come magazzino e per tale motivo contenente grandi quantitativi di merci già trattate e pronte per essere consegnate ai clienti, mentre grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ovada e dei colleghi di Alessandria, le fiamme in estensione sono state fermate nel corso della notte, prima che coinvolgessero altri settori della produzione, comprese le maxi lavatrici e asciugatrici. Il fuoco comunque si è sviluppato rapidamente, al punto da far crollare il tetto e parte delle pareti interne ed esterne. Vigili del fuoco e carabinieri di Carpenedo stanno intanto svolgendo indagini per stabilire le cause del disastro. Questa mattina all'interno del capannone, distrutto per almeno la metà della dimensione che sviluppava in senso longitudinale, c'erano ancora focolai attivi. Si preannunciano ingenti danni. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai carabinieri di Alessandria hanno messo i sigilli al Night Club e New Theater di via Giordano Bruno, dove sono state scoperte 16 lavoratrici in nero e tra queste 7 ragazze senza il permesso di soggiorno. Il controllo ha anche accertato violazioni amministrative per una somma di 52.000 euro e di altri 15.000 per l'omissione del pagamento di altri contributi. Le ragazze dovevano indossare abiti succinti e intrattenersi con gli avventori del circolo che pagavano 15 euro per ogni 20 minuti di compagnia. I militari stanno anche accertando la posizione di altre 15 lavoratrici. Oltre alla sospensione dell'attività è stato denunciato l'intero consiglio direttivo del circolo. I carabinieri di Valenza hanno denunciato per furto con destrezza nei confronti di due anziani un italiano pregiudicato di 44 anni, residente in provincia di Milano. L'uomo l'altra mattina è riuscito a entrare in casa della coppia fingendosi un delegato di un fantomatico comitato rionale di vigilanza che si stava occupando di presunti furti avvenuti nella zona e in particolare proprio in quel condominio. Con la solita tattica di far distrarre i malcapitati, il milanese è riuscito a rubare monili in oro e denaro per un valore di quasi 25.000 euro. Subito dopo, in caserma, i carabinieri hanno mostrato alle due vittime numerose foto segnaletiche. Entrambi hanno riconosciuto il 44enne che è stato poi denunciato. Faceva abusivamente l'odontoiatra e l'accusa mossa a un tortonese imputato anche di estorsione a un cliente. Se non versa una certa somma, non termino il lavoro, gli avrebbe detto. Di questo caso si è occupata Emma Camagna. Andrea Camuscia, 43 anni, Tortona, non aveva titolo né per fare l'odontoiatra né per sottoscrivere a nome di una paziente un contratto per l'erogazione di un finanziamento. I fatti risalgono al 2008. L'uomo, quale titolare di una società con sede legale a Castelnuovo Scrivia, operativo anche a Gavi, è sotto processo per esercizio abusivo della professione, per estorsione, per sostituzione di persona. Udienza
30 maggio 2017. Il capo d'accusa evoca un episodio da cui sarebbero partite le indagini. Un paziente gavese si era rivolto a lui per svolgere un intervento che comportava l'installazione di impianti dentali, un lavoro impegnativo e oneroso, tanto che il paziente aveva già versato 13.000 euro. L'intervento era ancora in corso, il gavese riteneva di avere già sborsato una congrua cifra, ma Camussa l'avrebbe minacciato di non terminare gli impianti se non avesse contratto due finanziamenti da 18.000 e 9.500 euro con una finanziaria a beneficio della sua società. C'è poi l'altra accusa, sostituzione di persona. Avrebbe sottoscritto un contratto per l'erogazione di un finanziamento da oltre 7.500 euro con la stessa finanziaria che a nome della paziente erogò la somma a favore della società. Tra poco ci occuperemo della morte di Daniele Bonanno, il ragazzo di 29 anni caduto dalla finestra del primo piano della sua abitazione a Valmadonna. Ci sono alcune novità e tra poco appunto vi dettaglieremo con un servizio di Franco Capone. Intanto la politica, dopo l'occupazione in aula dei rappresentanti del no al Terzo Valico, che come sapete l'altro pomeriggio hanno di fatto bloccato i lavori del Consiglio Comunale, ebbene, Consiglio che è tornato a riunirsi per approvare una delibera che pone limiti e condizioni per il passaggio della grande opera ferroviaria. Il documento è già stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che alla Regione Piemonte e alla provincia di Alessandria. I dettagli di questo documento approvato da Enrico Maria. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, tra cui quello del consigliere di maggioranza Cascarino, e con l'uscita dall'aula dei tre esponenti del Movimento 5 Stelle, il Consiglio Comunale di Novi Ligure ha votato la delibera relativa al nuovo progetto del Terzo Valico che vede la cancellazione dello shunt. La Giunta Muliere chiede che nel rispetto della trasparenza che caratterizza le opere pubbliche, le spese per l'opera siano soggette a puntuale controllo e verifica di congruità. Ma è lunga la lista delle prescrizioni che la Giunta vuole accolte. Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico delle acque superficiali, si reputa necessaria, attraverso un approfondimento in fase di progettazione, la realizzazione del ricettore nel territorio a confine tra i comuni di Novi e Serravalle di un nuovo canale diversore del Rio Gazzo. Per le acque sotterranee, invece, si ritiene indispensabile un'azione di monitoraggio della situazione in grado di escludere ogni rischio di interferenza sul servizio della cittadinanza di Novi e di Pozzolo. Per quanto riguarda la stazione, invece, la richiesta è la realizzazione del terzo marciapiede e del miglioramento del collegamento ferroviario tra la stazione di Novi e la stazione di Pozzolo, superando il tratto attualmente a binario semplice, per consentire una maggiore efficienza dei collegamenti con la linea storica Novi-Tortona in vista del suo raddoppio. La Giunta ritiene opportuno prendere in esame anche altri sistemi di mitigazione alternativi o complementari alle barriere fonoassorbenti per offrire un clima acustico migliore di quello attuale. La Giunta vuole inoltre che, dove strettamente necessario, le stesse barriere vengano realizzate con soluzioni architettonicamente compatibili con il contesto, sostituendo in corrispondenza con gli affacci delle abitazioni e dei sovrappassi i pannelli opachi con altri trasparenti. E qualora non possano essere installate le barriere fonoassorbenti, l'amministrazione richiede un intervento di isolamento acustico alternativo. La delibera approvata è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Piemonte e alla provincia di Alessandria. È pronto il servizio che vi annunciavo prima. Si affievolisce sempre di più l'ipotesi di una morte volontaria per Daniele Bonanno, il 29enne alessandrino precipitato dal primo piano della sua abitazione a Valmadonna. Il giovane potrebbe infatti, ma è ovviamente solamente un'ipotesi, essersi sporto troppo dalla finestra, perdendo così l'equilibrio. Intanto domani verrà dato l'incarico al perito di settore per eseguire l'autopsia. Franco Capone.
Proprio l'autopsia a sciogliere il mistero che circonda la morte di Daniele Bonanno. Domani mattina il pubblico ministero, Letizia Aloisio, affiderà l'incarico al perito per l'autopsia che potrebbe essere eseguita anche nelle prime ore di domani pomeriggio. La salma, lo ricordiamo, è stata trovata alle 6.40 di ieri mattina, suscitando sconcerto e sgomento dei vicini di casa che con un lenzuolo hanno coperto quel corpo in una pozza di sangue. Daniele, è stato detto, indossava la giacca del pigiama e i calzini, che fra l'altro indossati in maniera particolare, erano arrotolati fino alle punte delle dita dei piedi. L'altezza della finestra dalla quale Daniele sarebbe caduto non è eccessiva, ed è proprio dalla posizione del cadavere che gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Tutto potrebbe far pensare che nel precipitare al suolo Daniele, che è morto sul colpo, potrebbe essersi causato nell'impatto la rottura dell'osso del collo. Sono tutte supposizioni che il medico legale dovrà naturalmente accertare. Per ora resta il mistero più fitto. Il ventaglio delle ipotesi senza nulla escludere è attentamente al vaglio del nucleo investigativo dei Carabinieri di Alessandria, che nell'attesa del risultato dell'autopsia hanno raccolto solo indiscrezioni sull'accaduto. Il dolore della famiglia di Daniele Bonanno, della fidanzata, degli amici, è accompagnato dalla disperazione e dalla ricerca della verità, che ora dopo ora diventa sempre più forte. Stamane, davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione di Daniele, è stata lasciata una pianta con tanti fiori ed un messaggio. Era un giovane che amava la vita, la famiglia ed il lavoro. Accordo tra Regione Piemonte e Carrefour è il primo frutto dell'iniziativa adottata nei mesi scorsi dalla giunta Chiamparino per tutelare il latte piemontese tramite il marchio Piemunto. Carlotta Rocci. Acquistare prodotti caseari sicuri realizzati al 100% con latte piemontese diventa operativo Piemunto, il nuovo marchio ideato dalla Regione Piemonte per tutelare il prodotto e i produttori locali. Prima iniziativa del genere in Italia prenderà il via fra un paio di settimane in un centinaio di punti vendita regionali Carrefour con 150 prodotti certificati made in Piemonte. Latte, yogurt, burro, panna e formaggi saranno riuniti in un'apposita sezione Piemunto. Non è un'iniziativa protezionista, precisa il presidente della regione Sergio Chiamparino, ma una concorrenza fatta sulla base della trasparenza. Così l'assessore all'agricoltura Giorgio Ferrero. Per le aziende piemontesi vuol dire finalmente anche vedere riconosciuto il fatto di utilizzare il prodotto locale. Spesso molte aziende virtuose utilizzavano il latte piemontese e poi sul mercato si scontravano con prodotti che avevano materie prime provenienti da altri paesi, a volte anche da altri continenti, in modo anche sleale. E invece noi vogliamo dire che bisogna poter scegliere e poi i consumatori sceglieranno il prodotto che ritengono più affidabile, più buono anche. Carrefour è il primo marchio della grande distribuzione ad aver raccolto l'appello della Regione Piemonte e a mettere sugli scaffali il marchio Piemunto. Prodotto piemontese vuol dire un formaggio, uno yogurt o del latte che è fatto al 100% con latte piemontese. La Regione Piemonte ha predisposto un disciplinare molto rigido che chiede alle aziende, alle nostre fornitrici, di certificare che così sia, e da questa certificazione noi procediamo poi all'evidenziazione nei nostri punti vendita di questi prodotti con il logo che si chiamerà Piemunto. Non si placano le polemiche a Tortona per i tagli nei reparti e per i tempi di attesa per poter ottenere le prestazioni sanitarie. 3 minuti con Maurizio Silvestri. Allora, oggi questi 3 minuti li dedichiamo qua in studio, però per parlare dell'ospedale di Tortona. Vi ricordate quando abbiamo fatto un'intervista al sindaco e alla gente che era molto arrabbiata perché dice noi ogni volta che prenotiamo dobbiamo aspettare dei mesi per avere le analisi o per fare la visita? Bene, come promessa abbiamo detto poi telefoneremo noi e vediamo se quello che la gente dice è vero oppure no, non è così. Ebbene, siamo qua in studio, proviamo a telefonare alle 100 prenotazioni di Tortona e vediamo che cosa ci rispondono, ok? Ricordami, prima vi faccio vedere la piccola scena di questa donna che era proprio arrabbiata, vediamola un po', eh? Allora, abbiamo letto sul, diciamo, su questo articolo che voi avete fatto fare che ci sono anche tante ore di attesa, tanti giorni di attesa.
Molto, molti, molti. Se segna una visita come minimo 2-3 mesi addirittura. Ecco, la signora aveva una visita da Lotorino? Da Lotorino 8 mesi, a luglio dovevo andare, quindi 3 mesi. Luglio di questo mese? Sì. Partendo da adesso? Partendo da un 20-15 giorni fa, e molto, anche molto arroganti. Poi si parlava anche, diciamo, delle nascite. Allora, Lotorino, pensate, 8 mesi di attesa. Questa donna era veramente nervosa, veramente arrabbiata. Vediamo se quello che lei dice è vero. Vediamo subito, SL Tortona, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi se la disturbo. Senta, io avrei bisogno di un'informazione. Io avrei da prenotare una visita per Lotorino, ma siccome è una cosa un po' urgente, volevo sapere, ho tanto da aspettare, allora vado privatamente, altrimenti c'è libero un posto. Mi sa mica dire tra quanto ci sarebbe. No, questo c'è Torino. Vorrebbe chiamare il Cooper. Se è una cosa urgente, il suo medico può scrivere l'urgenza. Ah, ecco, glielo dico. Sì, 77. Io ho un'urgenza di tipo B, ad esempio, viene al sportello, gliela prenotano diversamente. Ecco, se è urgenza di tipo B, allo sportello lo fanno diversamente. La ringrazio. Allora, abbiamo già capito da questa telefonata che se c'è veramente un'urgenza, il dottore vostro, il vostro medico curante, può scrivere urgente sulla ricetta e forse allora si riesce ad ottenere una prenotazione più veloce. Adesso vediamo, telefoniamo al CUP. Forse ci arriviamo. Sono momentaneamente occupati. Ecco. Resti in linea per non perdere la priorità acquisita. Allora, dopo aver dato 10 informazioni, aver scritto un mucchio di nome, arriva. Stazioni, buongiorno. Avrei bisogno di una visita urgente per Lotorino. Mi sa mica dire quanto tempo può passare per la prima visita? Ma il dottore vi ha fatto la ricetta con l'urgente? Non ancora, perché devo ancora... ma ha detto così. Ancora la ricetta, ok. Allora io le dico i tempi normali. La ringrazio, diciamo, perché okay? Almeno così mi regolo se devo andare da privato o cosa. A Tortona è dal 31 maggio in poi, o vada era dal 19 aprile in poi. 19, ma mi hanno detto, scusi, che se dal dottore ci faccio mettere urgente, magari posso avere una prenotazione. Il problema è questo, quando c'è l'urgenza, noi dobbiamo comunque prendere il primo posto disponibile sul territorio entro i 10 giorni. Ho capito. Ecco, allora quindi noi siamo arrivati a questo qua, dal 31 maggio, quindi abbiamo effettivamente 2 mesi di attesa. Abbiamo visto invece che se facciamo mettere un'urgenza dal nostro dottore, non siamo sicuri di andare nell'ospedale che vogliamo noi, ma veniamo mandati in qualche altro ospedale. In 2 mesi non si sa mai cosa può accadere. Con voi ci vediamo ai prossimi 3 minuti. Grazie. Successo per il Lions Day, che ad Alessandria ha visto in festa 18 sodalizi della provincia. Il resoconto di Alessandra Della Can. Una giornata tutti insieme ad Alessandria, come nel resto d'Italia, all'insegna della solidarietà e della partecipazione alla vita cittadina. I 18 Lions Club dell'Alessandrino, con i club junior dei Leo, hanno scelto per l'edizione 2016 il capoluogo di provincia per fare festa e hanno giocato al raddoppio, offrendo alla popolazione 1 a 2 giorni di incontri, di partecipazione ad eventi sportivi, di controllo della salute, di riflessione, di concreto aiuto alla comunità. In Piazzetta della Lega è stato allestito un vero e proprio villaggio Lions con camper e gazebo, dove si sono potuti effettuare screening gratuiti cardiologici, oftalmici, dentistici, aperti a tutta la cittadinanza. Al centro di un impegno che dura tutto l'anno ci sono i service, che hanno spaziato dal sostegno all'ospedale infantile con la grande raccolta fondi promossa nella settimana dal 9 al 17 aprile, a quella degli occhiali usati, che inviati nei centri Lions per essere puliti e sistemati ridaranno vista a persone povere in tutti i paesi del mondo. Quello portato avanti da questi membri quotidianamente, in silenzio e senza ostentazione, è amore vero verso la propria città, che si concretizza in gesti di affetto per l'ambiente, come la piantumazione della rotonda di Porta Marengo, donata alla città dai Lions Club Alessandria Marengo in occasione dei 20 anni dalla fondazione, o nei confronti di chi è portatore di una disabilità e necessita di cure e di aiuti concreti, come nel caso della donazione di un cane guida, che ha dato così la possibilità a chi non ha il dono della vista di sostituire il bastone bianco con un vero e proprio amico fidato, che si rivela essere un ottimo mezzo di socializzazione. Tanti, tantissimi gli eventi portati avanti in 365 giorni, in collaborazione con l'Associazione Commercianti o con l'Alessandria Calcio, con le istituzioni o con personale medico,
con la consapevolezza che è possibile valorizzare ciò che si ha attorno, come nel caso dei negozi, delle pasticcerie e del centro storico vestito a festa per l'occasione. Il Lions Day è culminato con il concerto conclusivo svoltosi nell'auditorium di Via Parma 1, curato dalle allieve e dagli allievi del Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi, che attraverso le loro note hanno trasmesso l'entusiasmo dei soci Lions e la loro determinazione nel soccorrere chi soffre. Sono state inoltre premiate le vetrine più belle ed è stata assegnata a Don Maurilio Guasco l'onorificenza Melvin Jones Fellow per l'opera svolta per la comunità. Tra poco con Gianluca Ardiani ci occuperemo di sport, precisamente del campionato di Special Basket, competizione riservata agli atleti con disabilità intellettiva che tra i protagonisti vede anche gli alessandrini del Chissaca Bulls, padroni di casa nella tappa andata in scena nello scorso weekend al Palacima. Poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Noi ci vediamo più tardi, intanto grazie per averci seguito.